Evangelista Torricelli scoprirà che questo dislivello per l'acqua corrisponde proprio a 10,3 metri. Ora vi faccio però qualcosa di più interessante. Prendo un recipiente, lo riempio d'acqua, giro e allora, prima giravamo il velo di carta scotch. Adesso facciamo la stessa cosa con molta premura e vediamo che l'acqua non cade. Quindi serve il pezzetto di carta scottex? Qualcuno potrebbe pensare che l'acqua qui dentro non ci sia, ma vedete che l'acqua c'è. Quindi effettivamente questo velo di carta scottex a che serve? Qui serve per far sì che l'aria non entri all'interno, perché se l'aria entrasse all'interno, sarebbe. Allora, com'è possibile che in questo caso io lo sfilo e l'acqua non cade? Sicuramente qualcuno di voi sarà rimasto un pochino impressionato. In realtà questo è un trucco. Però questo è un po' quello che succede in rete. Io vi ho fatto alcune esperienze, ma vi ho fregato. Qui sotto c'è un doppio fondo. Infatti, se faccio questo... Perché l'ho fatto? Perché questo è quello che succede spesso. Quando uno fa un procedimento che sembra logico, alla fine ti fa indurre una conclusione che è errata. Non può succedere che se io giro il recipiente senza qualcosa che faccia entrare l'aria, apro e non cade. Però potrebbe dire sì, ma in realtà c'è qualche caso in cui questo succede, il caso del contagocce. In realtà c'è un caso in cui l'acqua sembra apparentemente rimanere sospesa, il caso del contagocce. Nel contagocce, come potete vedere, c'è un'apertura, l'acqua rimane sospesa. Ora, l'idea è, se vi ho detto che quando io giro questa bottiglia, se non ci fosse il pezzetto di carta, l'acqua cadrebbe. Perché in questo caso l'acqua non cade? Perché è vero che qui sembra che non ci sia nulla, ma in realtà c'è una forza. Una forza dovuta alle proprietà dell'acqua, che si chiama tensione superficiale. È quel fenomeno per cui vedete spesso che alcuni insetti riescono a camminare al pelo dell'acqua. Come faccio per farvi credere a questo fenomeno? È semplice. Ho preso questo barattolino e ho preso una retina in cui le aperture della retina sono proprio della stessa superficie dell'apertura di questo contagocce. E a questo punto faccio questo. Prendo verso l'acqua che entra. Quindi, per riempirla un pochino di più, posso mettere anche a bagno, tanto non c'è nulla. Adesso vedete, ho riempito l'acqua, non occorre neanche riempirla tutta. E faccio la stessa identica cosa di prima, cioè sfilerò piano piano questo coperchio. Lo faccio con l'altra mano, poi vi spiego perché. Adesso non c'è nessun trucco. Cioè, che significa? Che questi è come se fossero tanti contagocce messi uno a fianco all'altro, in cui ogni apertura resiste, la pressione dell'aria, la pressione dell'acqua resistono, cioè l'aria non entra, perché? Perché la tensione superficiale non fa entrare l'aria, tanto che se prendessi uno stecchino e andassi a lavorare solo su un buchetto, vi faccio vedere che lo stecchino entra su quel buchetto e l'acqua non cade. Perché? Perché è come se io stessi lavorando solamente su uno di quei contagocce. E a questo punto vi spiego anche che significa tensione superficiale. È una forza dovuta alle forze di adesione dell'acqua, adesione e coesione. Non entro nei dettagli, però sappiate che il motivo per cui in lavatrice usate detersivo oppure per lavare i panni usate detersivo è perché il detersivo rompe la tensione superficiale, quindi permette all'acqua di penetrare all'interno delle fibre. Poi la lavatrice abbiamo anche la centrifuga. La centrifuga significa un movimento
intenso che permette di rompere la tensione superficiale, che è una forza molto debole. Quindi, come poco poco mettiamo in agitazione il sistema, quella padella non regge, l'aria entra e l'acqua cade. Ricordate che tutto questo è alla base della scoperta della pressione atmosferica. Grazie.